Ciao. Non so, mi presento? Tu dici? Sì, magari. Devo dire come mi chiamo? No? Sì. Allora aspetta che vada via la musica e poi te lo dico. Sono vestita strana? No? Non sono elegante? Un po' elegante sono? Dai, dite di sì. Allora rifaccio. Sono un po' elegante? Sono tantissimo elegante? Oh, guarda questa spontaneità come mi piace. Va bene. Allora, grazie per essere qui, grazie a tutti. Siete bellissimi. Io anche. Cosa? Sì. Dunque, allora vi spiego perché siamo qui. Vi spiego perché siamo qui. Allora, siamo qui perché dobbiamo fare una cosa tutti insieme, però abbiamo bisogno del vostro aiuto. Va bene? Fate sì con la testa. Tutti. Sì. E fate sì con la testa tutti insieme, forza. Sì, bravissimi. Perfetto, allora siamo qui, però abbiamo bisogno del vostro aiuto. Del vostro aiuto perché, come vedete, ci sono... Ti spiace venire avanti e presentarti? Parlo con te, sì. Allora, presentati. Ciao. Non mi avete riconosciuto? Io sono un musicista famosissimo, però devo fare l'assistente a questa bravissima... C'è un ragazzo che ti saluta lì. Lui mi conosce, sì. Lui è un mio fan. Lo conoscete tutti? Sì. Ecco. No. Ok. No, perché mi hanno detto che è bravissimo, ma da come ha cominciato non lo so. Non lo so. Comunque, vuoi che spieghiamo che cosa devono fare questi ragazzi? Vado io? Ma? Allora, come vedete, qua ci sono dei cesti, delle cose belle. Non so dove le avete trovato, perché noi a Milano queste cose non le abbiamo. Cos'è? Un Schuber, però come si arrabbia, mamma mia. Un Schuber, non so cosa sia questa cosa qui. Io a Milano ad esempio lo userei per metterci dentro dei fiori, per dire sì, una cascata di fiori. Invece voi per cosa lo usate qua? Si usava? Per? Ah, il vino si metteva, non bevo, io solo lo spritz. Dunque, ecco, allora, dentro a questi cesti ci sono delle cose. Mamma mia, che informazione preziosa che vi ho dato. Ci sono delle cose, degli oggetti. Questi oggetti, ciao tesoro. Oh, piccina. Ci sono degli oggetti, ecco, degli oggetti che forse producono dei suoni. Ecco qua, producono dei suoni, sì, fai sentire su. Un po' più forte, bravo, bravissimo, sì, era per la Juve. Ah, che buffone. Senti, c'è solo quello lì dentro? Ce ne sono tanti, bene, qua dentro che cosa abbiamo? Oh, ma pensa. Ma non si mettono le cose nel naso. Ma chi è che lo conosce questo qui? Ma è così maleducato sempre? Oh, mamma mia. Ecco, bravo, così. Io adesso quello però non li tocco più, eh. Non mi toccare con quelle cose che ti sei messo nel naso. Guai a te. Stai attento. Che io ho una... reputazione da difendere. Ah, beh, adesso sì che li tocco. Io non so se li vuoi dare ai bambini, quelli, vedi tu. Vedi? Non ne abbiamo degli altri? Oh, signore, mamma mia. Facciamo che li suoni tu questi. Dai, su, fai vedere cos'altro c'è nei cesti, su. Eravamo a questo, devo togliermi da qui, sì. Prego. Scopri un po', li scopri. No, che c'è la polvere, guarda, gli è andata... Oh, mamma mia, che... Tutto qua? Che suono fa questa roba? Non suona quello?
Prova a soffiare, prova a soffiare. Ma no, lì dentro. Non su... Non suona quello. E cosa possiamo fare con quello? Non lo so. Ah, che idea! Hai finito? Fategli un applauso che se no non smette più. Oh, ne abbiamo altri di quelli? Ah, ma bene! Bravo! Mamma mia! Mamma mia! Ancora? Li rimettete a posto, per favore. E qua? Ah, così? Li rimetti a posto dentro? No, ma lasciali pure fuori, mettili solo magari in ordine se vuoi. Li metti in ordine? Bravo. Come si chiama lui? Alessio, bravo. Bravo. Avrei da stirare anche io, no? No, non... Chi sono i genitori di Alessio? Non ci sono? Ah, è arrivato da solo, che ragazzo indipendente. Sì. Poi? Qui cosa c'è? Cosa? Ma che sale, mica facciamo la pasta? Ah, facciamo la zuppa? Non lo so, adesso vediamo. Ma sai che è una bella idea, però non sono capace. E lì cosa c'è? Ma pensa, ma chi l'avrebbe detto? Ma sai che forse non sei così come sembri? Bravo, fa vedere. C'è qualcuno che vuol provare? Nessuno vuol provare a fare tutto? No? Dai, provate. Ma dai, su, provate. Oh, mamma mia, vuoi provare tu, biondino, a fare tutto? No? Chi è che vuol? Puoi provare tu? Dai, puoi fare anche tatà, se vuoi. No? Noi non succede niente, è vuoto. Ti vedo. Oh, mamma, che disastro quest'uomo. Quest'uomo è un disastro. Toh, fate tutut. Prova su, bambina, fai tutut. Oh, mamma mia. Guardate che abbiamo bisogno della vostra collaborazione, eh? Sì, perché questi qua, come vedete, questi sono tutti i suoni che potete fare. Com'è che fanno a sapere quando devono suonare? Glielo dici tu? Cioè, praticamente ognuno di questi cosi qui, sapete cosa sono questi cosi qui? Allora, questa è una cosa che si chiama Instagram. Questo qua, Instagram. Poi, questo qua si chiama... Questo è WhatsApp. È quasi uguale. Vedi che non ha la cornetta del telefono, questa ha un... Cos'è questo? Un mestolo. Questo qua invece è... Un uccellino. C'è qualcuno che sa di che cosa fa riferimento questo? Anche i grandi possono rispondere. Nessuno lo sa? Come? Twitter a Milano, ma siccome mi hanno detto che dovevo venire qua, questo si chiama Tuira. Sì, ecco. E poi questo qua, questo lo sapete, no? Che cos'è? Questo è? Questo è? Tu lo sai? Tu con il cellulare in mano, la maglia grigia, rossa, gialla... Come si chiama questo? Che cos'è? Ma no, si chiama Fate Furb. Questo qua, Fate Furb. C'è anche il sottotitolo, Badola, però... però non so cosa vuol dire, eh? Non so, non lo so, mi hanno detto che fa così. Ecco, Badola, cosa vuol dire Badola? È come Suber? Ah no? È tutta un'altra cosa, va bene. Allora glielo spieghi tu che cosa dobbiamo fare? Io vado un attimo a cambiarmi? Mi preparo perché dobbiamo fare un esperimento bellissimo. Siete pronti? Oh mamma!
Mamma, che meraviglia! Allora vado a cambiarmi. Oh, mamma mia, questo qua. Va bene, vado. Stai spiegando? Dimmi. Sì, sto facendo. Sì, un attimo arrivo. Allora, ragazzi, è di un'antipatia mostruosa questo. Adesso però mi dovete aiutare. Allora, abbiamo 4 social. Abbiamo Instagram, WhatsApp, Twitter e fate fermo. È il vento che ci rema contro che. Allora adesso vi dividete in piccoli gruppetti e uno va vicino alle tole, lì, vicino alle, ai secchiellini, alle tole, lui c'è il traduttore piemontese, lì mi raccomando, ascoltatelo. Adesso ognuno prenderà uno strumentino, vi aiuteremo noi e noi creeremo i suoni del telefonino di quando arrivano i messaggi su questi social network, eh? E cercheremo, non diciamoglielo a questa signora qua, ma piano piano la faremo un po' impazzire, perché lei pensa di essere un po' come la Chiara Ferragni, questi personaggi qua, ma a noi non ci frega, insomma. Cerchiamo di fargli fare il suo lavoro e vediamo quanti messaggi riceve, va bene? Adesso vi aiuto io, seguite. Siamo pronti? Non ancora. Ci siamo qua. Scusa tu? Tu? Ehi tu, scusa, come si chiama? Scusa Danilo, coso? Danilo, coso? Ascoltami, guardami! E mi hanno detto di darti questi cosi qua, non so che cosa siano. Ma no, ma... Oh, ma... glieli puoi dare a quel signore lì, per favore? Te li lascio qui, eh? Prego. Devo continuare la concentrazione io. Allora, messaggio di notifica per Fate Furbe. Scusi,
come sto? Sono a posto. Perfetto, mi piace. Messaggio di notifica per quanto riguarda... i capelli anche? Tu? Sì. Sì, sì. Vestito cade bene? Grazie. Scusi, le sembra a posto? Cioè, non di testa? No, dicevo a posto come proprio... Così, ok, perfetto, sì. Messaggio di notifica per WhatsApp. Scusi, darmi un'occhiata ai lacci delle scarpe? Ah, non li ho! Scusa. Puoi vedere solo se è sistemato bene dietro, per favore? Messaggio di notifica per Instagram. Grazie, caro. Tamburoni o legnetti. Ah, grazie. O posso? Che faccia seria che hai tu. Sempre così? Mamma mia. Ah, stai ridendo? senti, coso, hai finito? Ma io devo cominciare la mia zuppa, qui. Hai finito? Sì, ho capito, però qua dobbiamo cominciare, perché sennò non è pronta poi, Cos'è tutta questa confusione? Ma... è tutto a posto? Va bene. Aspetta, fai la presentazione? Fai la presentazione? Non lo so, ti sto chiedendo, la fai? Ma non lo so io, la fai o non la fai? Ah, allora aspetta che esco, se no mi vedono. Mamma mia. Signori e signori, accogliamo con un grande applauso la più grande, non lo so, la più grande. Wizzy, mi chiamo Wizzy. Sì, lo so, non so neanche cosa fa. Oggi si parla di cucina alternativa. Signori, la grandissima Wizzy Cook, un applauso. Grazie, buonasera, ma che bello vedervi così tanti. Sono proprio felice di essere qui, che carini che siete. Aspetta, fammi vedere, ma da vicino un po' meno, aspetta, torno qua. Siete carini, molto carini. Bene, allora benvenuti, grazie per essere qui così numerosi. Grazie tante, l'ho già detto? L'avevo già detto, scusate, mi distrago. Ecco, e soprattutto per aver accolto il nostro invito a partecipare a questo evento. Un attimo, facciamo un selfie tutti insieme, lo facciamo? Sì, allora, siete pronti? Al mio tre sorridete, pronti? Fate una prova a sorriso. Tutti anche dietro, guardate che venite fuori anche dietro, Anche tu sorridi che ti ho vista. Ok, brava, pronti al tre? Uno, sorridete, vi vedo, Uno, due, tre. Ah, bravi! Ah, che meraviglia! Ecco, benissimo. Siete venuti bene? Sì, sì, ecco. Allora, dicevo, benvenuti e grazie per essere qui così numerosi. L'ho già detto, sì. Cosa fai? Ecco, sono un po' oca, scusate. Dunque, allora, adesso solo un attimo che riprende il filo del discorso. Scusate. Ah, vi abbiamo invitati ad essere presenti oggi per realizzare qualcosa di eccezionale, un evento unico nel suo genere, un esperimento che ha del sensazionale. Zitto tu. Dicevo, cercheremo di realizzare tutti insieme una grandissima zuppa. Siete contenti di fare una zuppa? Che meraviglia! Mi fai la focaccia? Vabbè, è una grandissima zuppa, dicevo, usando solo ed esclusivamente ingredienti naturali. Ecco, naturali come me! Naturali come me? Sono naturalissima. Dunque, allora, vi spiego.
Vi spiego di che cosa si tratta. Allora, io ho cercato questa ricetta su diversi siti internet, l'ho cercata un po' dappertutto perché volevo essere informata di come si faceva, no? Allora l'ho cercata e poi ho chiesto anche a tutte le mie amiche sulla chat di WhatsApp. Ho chiesto proprio a tutte le mie amiche della chat di WhatsApp e praticamente a loro ho chiesto. Scusate, è arrivata una notifica della chat di WhatsApp. Chi è? Oh. Niente, ho dovuto chiederlo anche alla chat in cui c'è Chiara. Sapete, no, Chiara? Chiara, sapete di quale Chiara sto parlando, no? Di quale Chiara sto parlando? Quella lì, quella... che mi fa pagare anche solo se la penso, quella lì. Ecco, comunque, ho chiesto in quella chat lì, perché praticamente loro dicono che sono esperte di cucina. La Chiara non sa niente di cucina, non sa niente, al massimo arriva all'acqua minerale. E lei mi ha detto, oh, per fare una buona zuppa devi pagare bene la cuoca. Ma che risposta è, dico io, che risposta è quella lì? E allora così, insomma, comunque ho chiesto a tutti. E allora tutti mi hanno mandato le loro ricette, io le ho messe tutte insieme, capito? E infatti, e poi, ah, e poi ho chiesto anche a tutti quelli su FB, eh? FB sapete, no? Che cos'è? FB lo sapete che cos'è? Non lo sapete che cos'è FB? Allora adesso ve lo faccio vedere, che cos'è FB? Un attimo solo, ecco, un attimo solo FB. È arrivata una notifica, sì sì, anche adesso. Oh mamma mia, ma quante notifiche arrivano? Oh, non capisco più niente. Un attimo che devo guardare le notifiche. Ah sì, questa mi ha mandato tutte le foto dei piatti che cucina. Sai cosa me ne importa a me dei piatti che cucina lei? Dunque, e poi ho chiesto anche su Instagram, e lì pensate che c'è uno che mi manda sempre delle cose assurde, tipo, guarda qua, aspetta che controllo, guarda qua, guarda. Vedi un'altra notifica. Questo qua cosa mi manda? Mi manda tutte le foto di quando pettina i gatti. Ma si può? Cosa me ne importa a me di quando pettina i gatti? Fioccano le notifiche, ma io non riesco più a starvi dietro. E dunque, e poi, ecco. Oh, un tweet. Che carino. Ma davvero? Vabbè, volete sapere chi è? E io non ve lo dico, non posso dirvelo, questo qua è segretissimo. Insomma, comunque, ecco, dov'è che però eravamo rimasti? Che io adesso non mi ricordo più con tutte queste notifiche. Cosa dovevamo fare? Ah già, la ricetta della zuppa, che sciocca. Dunque, ecco, però prima di cominciare la ricetta, io vorrei farvi fare con me una cosa che faccio tutte le volte prima di iniziare le mie attività, se siete pronti. È una cosa molto carina che ci mette tutti di buon umore come me, guardate. Siete contenti? La facciamo? Sì, allora dunque, questo pezzo di pubblico qui deve ripetere dopo di me. Siamo social, molto social, siamo social, molto social, siamo social, molto social. Ce la fate? No, no, voi dovete dire un'altra cosa, aspettate. Possiamo cominciare? Siamo social, molto social, siamo social, molto social, siamo social, molto social. Così, ce la fate? Lo fate? Sì. Allora, ricordatevelo, eh? Ah. Allora, voi invece dovete farmi Instagram! Instagram! Così, con la faccia così, eh? Ce la fate? Ci provate? Voi, questo pezzettino qui, questo, anche lei con quella faccia, con quella felpina lì nera, sì, 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 sì. Mi faccia la faccia da Instagram? Bravissimo, che meraviglia! Allora, cominciamo, eh? Instagram! 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 No, voi no, un'altra cosa dovete fare voi! Ah, pronti? Siamo social, molto social? Pronti? Siamo social, molto social, siamo social, molto social, siamo social. Instagram! 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 Oh, è caduto! Ah! Va bene, siete pronti? Adesso tocca a voi, eh? Siete pronti? Voi dovete fare questo, voi questo pezzo qui. Fate furbadola! Pronti? È proprio così, eh? Fate furbadola! Oh, ma cade! Pronti? Molla un attimo la focaccia. Bravo, tesoro. Pronti? Fate furbadola! Fate furbadola! Ma che belli che siete! Pronti? Siamo social, molto social? Voi dovete fare?
Instagram. Instagram. Pronto? Fammi sì con la testa. Bravo, grazie. Pronti? Uno. Due. Sei pronto tu? Tu! Tu con quella roba in testa. Che non capisco se la tieni per tenere fermi i capelli o per coprire quelli che non hai. Guarda che io. Ah, allora. Siamo social, molto social. Siamo social, molto social. Instagram. 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 Fate furbadola. Fate furbadola. Fate furbadola. Instagram. Instagram. Attenzione, lo cominciamo insieme, poi aggiungo il mio pezzo che mi piace di più. Non siete già più felici? Ma guarda che meraviglia, pronti? Attenzione. Instagram. Instagram. Fate furbadola. Tuira, 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 ma che meraviglia, fatevi un applauso, siete stati bravissimi, che bello che... Io mi sento molto più felice, e voi? Tu un sacco, tesoro, si vede. Va bene, allora adesso siamo pronti per iniziare con la nostra ricetta, con la nostra ricetta, dunque, allora... La zuppa, sì, ah, che sciocca. Dunque, allora, con la nostra ricetta, però, prima di tutto, per cominciare, per poter fare bene una ricetta, che cosa ci serve? Cosa ci serve? Ma che ingredienti? Ma no, ma assolutamente. Ma no, prima di tutto. Come? Ma no, ma quale acqua? Per fare una buona ricetta, prima di tutto ci vuole l'abbigliamento adatto, no? Un attimo solo che vado a prenderlo. Mamma mia, quante notifiche! Oh, non capisco più niente io così. Aspetta, fammi controllare. Mamma mia, che roba! Ma non capisco, non riesco più a stare dietro a tutti. Ho capito, vi rispondo dopo! Oh, mamma mia. Allora, vi dicevo... Io non ce la faccio mica con tutte queste notifiche. Allora. Beh. No? Perché deve essere tutto in tono, capite? Non è che si può cucinare così vestiti a caso, tesori. Ecco. E poi... Bella, mamma mia, ma quante notifiche... Oh, ma sta andando su tutti i canali questa trasmissione nostra. Oh, come sto? Una meraviglia, vero? Come? Sembro un derviscio, mi ha detto una brutta parola quella signora lì. Dunque, allora, poi, aspettate un secondo, io non capisco più, quasi quasi lo spengo. Oh, allora, poi, dicevo, dopo che abbiamo l'abbigliamento giusto, ti rispondo dopo, aspettate, faccio un vocale, scusate, ti rispondo dopo, ho da fare. Allora, vi dicevo, dopo che abbiamo messo l'abbigliamento adeguato, cosa serve a questo punto secondo voi? Ma no, gli ingredienti, ma no, servono gli accessori, mamma mia, ma come... Ma... Allora, gli accessori devono essere tutti coordinati, e allora li ho presi tutti dello stesso colore. Di che colore li ho presi secondo voi? Su, dai, un colore, dai. Rosso, no, non va bene. Giallo, no, non va bene, come... Oro, ma no, ma che oro, è volgare, su dai. Argento nemmeno? Di che colore li ho presi? Nero? Che tristezza. No, neanche bianco, come? Ma no, allora ragazzi, meno male che ci sono io. Dimmi tesoro, di che colore? Grigio? No, 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 ho capito che non lo sapete. Allora, il colore per la primavera estate 2019, ti rispondo dopo, è l'arancione cadmio. L'arancione cadmio, non sapete che colore è? Allora ve lo faccio vedere un attimo, Perché deve essere importante, deve essere tutto assolutamente coordinato. Questo è l'arancione cadmio, vedete? Lascia stare il mio telefono, tu. Ecco.
Abbiamo tutti gli accessori coordinati, anche per la merenda. E un portabanana, tesoro? Non ce l'hai tu un portabanana? Ma come no? Fatelo comprare arancione e cadmio. Cosa fai? Lanci le cartacce? Ma allora, poi, dunque, allora sono fondamentali anche queste. Sì, ho capito! Vi rispondo dopo, c'ho da fare. Ma mi lanciano delle cose qua! Ma insomma, allora, poi, non capisco più niente. Allora, le presine, questa per pulire, che non si sa... Chi è che ha lanciato questa? Chi ha lanciato questa? Ah, sei stata tu? Ti perdono solo perché sei lì davanti. Allora, dicevo, e ci sono tutti i con le cose arancione e cadmio, perché è fondamentale che siano arancione e cadmio. Come? Oh, signore! Chi è che mi ha messo questa cosa lì dentro? Sei stato tu. Quante volte ti ho detto che il viola prugna della California fa a pugni con l'arancione cadmio? Porta via questa cosa, per piacere. Portala via. Viola? Vabbè, sei bellissimo. Dunque, allora, quindi abbiamo tutto a questo punto. Ecco, allora a questo punto siamo pronti per cucinare la nostra lasagna. Come? Che sciocca, mi sono distratta. Dunque, siamo pronti per cucinare la nostra zuppa. Ecco, tra l'altro... Tra l'altro, qui continuano ad arrivarmi delle notifiche perché vogliono sapere tutti che cosa stiamo facendo. Allora, adesso, se potete pubblicare, postare foto, mandare video, fare video in diretta, ecco, questi sono anche gli hashtag, sapete, no? Ma sì, ho capito! Sapete cosa sono gli hashtag? No? Dunque, allora, quando... Un attimo! Allora, quando pubblicate delle cose così insomma sui vostri social, su Fate Furb, su... Sì? È un messaggio? Devo guardare? Sì. Ah, non devo trattare male il bambino col fischietto verde, va bene, d'accordo. Ok. Vuoi fare una foto? Ah, ci ho detto sei vecchia. Non è vero! Allora, vi dicevo, scrivete queste cose, guardate. Allora, cucina con la Wizzy, che sono io. Ok, poi ci sono tutte le cose, aspetta un secondo, che abbiamo imparato, siamo social, molto social, come faceva? Siamo social, bravi, poi questo, siete pronti? Come faceva questo? Fate fur, badola, bravi, bellissimo, tuira tuira lo facevo io, lo faccio? Ah, ok, va bene, e poi Instagram come fa? Instagram, benissimo, e poi c'è... Piattella Superstar! Ecco, ve lo lascio qui così se pubblicate li potete mettere lì. Va bene, sì. Un altro tweet, mamma mia, questi come twittano. Allora, perfetto. Dunque, allora, adesso abbiamo... Come? C'è un messaggio, guardo. Sì, devi chiedere all'assistente di portarti la pentola, sì. Puoi portarmi la pentola tu, scusa? Scusa, mi porti la pentola? Scusa, la pentola! Ho capito, ma mi avevano detto che era il migliore, pensa un po' se mi mandavano il peggiore. Mettila qui, dai, su. Su, dai, su, la pentola, su, dai, su, su, dai, su, la pentola, su, dai, su, la pentola, bravo. Ecco qua. Allora, sì, grazie. Piovono polpette. Dunque, allora adesso vediamo che cosa ci sei. Quali sono gli ingredienti che ci servono per fare la nostra zuppa? Siete pronti? Avete da scrivere? Scrivete? Sì? Benissimo. Allora, ci serve... Un attimo, prego. Ci serve del dado di carne concentrato. Lo vedete? Grazie. No, questo non è concentrato, tesoro. Lo vedete? Il dado di carne concentrato, ci serve questo. Benissimo. Come? No, no, è dado di carne concentrato. Che puzza. Sì, poi, dado di...
Ma no, è dado di carne concentrato. Poi ci servono le carote giapponesi disidratate. Le vedete? Volete assaggiarle? Sono buonissime, non si capisce, però sono buonissime le carote giapponesi disidratate. Poi abbiamo le cipolle essiccate al microonde. Non mi serve quello, aspetta un attimo. Le cipolle essiccate al microonde? Guarda, c'eri quasi. Poi, dunque, i fagioli neri dello Yucatan. Li vedete? Li volete provare? No? Guardate, i fagioli neri dello Yucatan sono questi qua. Grazie tesori, basta così, grazie. Ecco, i fagioli neri dello Yucatan. Come? Le polpette piovono dopo, ma non le facciamo oggi noi le polpette. Poi, poi ci serve la maionese solida. La maionese solida? Sì, scusate, mi chiedono dove l'ho comprata. L'ho comprata in un posto che non ti posso dire qui adesso perché è davanti a tutti ed è un segreto, ciao. Ecco, la maionese, sì, no, te lo dico dopo. La maionese solida e poi, ultima cosa fondamentale, attenzione, lo sciroppo d'acero scandinavo. No, questo qua è sciroppo d'acero scandinavo. No, ma è scritto in cirillico. Questo è sciroppo d'acero scandinavo. Allora, adesso mettiamo... Come? C'è un messaggio. Non è sciroppo d'acero scandinavo. Me l'hai mandato tu? Me l'hai mandato tu? Lo so io. Fidati. Ok, perfetto. Allora, siete pronti? Siete pronti? Comincio? Seguite? Allora, perché ci vuole un ordine preciso. Prima di tutto si mette il dado di carne concentrato. Lo metto tutto? Ma sì, dai. Voilà. Poi dobbiamo mettere dopo un pochino di carote disidratate. Un pochino. Qui dice un pochino. Quanto sarà un pochino? Ma chi lo sa quanto sarà un pochino secondo voi? È troppo? Ma dice un pochino, non so io quanto sia un pochino. E tanto così, basta, sì? Ok, poi, d'accordo. Allora, adesso devo mettere i fagioli neri dello Yucatan. Ne metto... Non mi dice quanti ne metto? Quanti? 150. 1, 2, 3... non posso mica contarli tutti. Li metto tutti? Ma dai, Siva, che viene un po' più abbondante perché siamo tanti. Ecco, tutta la ciotola? Ma sì, mettiamo tutta la ciotola. Ecco, ho messo i cipolle... Poi devo mettere... La maionese solida la metto tutta? Ma sì, dai, la metto tutta. Poi devo mettere, attenzione, le cipolle essiccate al microonde. Le metto tutte? Ma diventa pesante, poi ci puzza l'alito. Le metto tutte. Aspetta, che devo guardare sul telefono. Mettile tutte che tanto dopo ci laviamo i denti, va bene? Allora le metto, Eccole qua, le cipolle. E poi... Oh, aspettate, anche l'acqua demineralizzata degli altopiani russi. Ecco così. E poi un goccino di sciroppo d'acero scandinavo. Guarda come sale lo sciroppo d'acero scandinavo. Ecco, così, sì? Ne ho messo troppo poco, mi dicono. Sì, però ci stanno seguendo, ragazzi. Tutta? No, tutta non posso. No. Sì. Vi sta piacendo... Ah, ragazzi, un segreto. Sta piacendo a tutti la nostra zuppa. Sappiatelo, ci stanno seguendo ovunque. Lancia, sbagliato la mira. Hopla. Ok, perfetto. Allora, ecco qui. Adesso metto tutto. Ecco, un attimino, concentratevi. Vediamo se funziona. Concentratevi. Fate una faccia concentrata. Concentratevi. Di più. Bravi. Vado, Assaggio com'è. D'accordo? Vado? Assaggio? Spegnete i telefoni, spegnete tutto, no, interrompete, è venuta una schifezza infinita.
fatta. No, per favore, non me l'hai fatta, una carriera rovinata. Io come faccio? Adesso mi stavo... Cosa c'è, bambina? Spostati, per favore. Ma lasciami stare, lasciami piangere, per favore. Cosa c'è, bambina? Cos'è che vuoi? Io volevo solo aiutarti. Vuoi aiutarmi, tesoro? Cosa fai? Mi rifai il trucco? Mi sistemi tutto a posto? Per favore, puoi cancellare tutte le foto che sono andate in giro? Per favore, fai quello, salvami la vita, ti prego. No, non posso. E allora come fai ad aiutarmi, tesoro? Non mi puoi aiutare, tesoro? Ti do la ricetta della mia nonna. Che ricetta, tesoro? La zuppa. La tua nonna ha una ricetta della zuppa? E dove la trovo? Quella. Ah, non c'è su internet? Dai. E come si fa questa cosa? Cosa devo chiamare? Chiamo il 112. Chiamo il 112, devono portarmi via, tesoro? Sì. Okay. Cosa ne faccio di questa adesso? Devo leggerla? Mamma mia. No, vi prego, io adesso spengo il telefono perché mi vergogno da morire. Dunque, allora, zuppa di Cortereggio. Chi è Cortereggio? È un signore? Chi è? Ah, zuppa che fanno a Cortereggio, ho capito, grazie. Dunque, 500 grammi di piattella? Cos'è? Io sapevo il piattello, quello dello skilift, oppure... No, non è quello? Oppure quello che quando lo tirano poi sparano? Cos'è la piattella? Cos'è? È un fagiolo? Grazie. Poi un rametto di rosmarino, grazie. Una foglia di alloro, una costina di maiale. Vi prego, che stai impazzendo! Sono già abbastanza in crisi così presa! Ah, ce l'ho fatta! Dunque, allora, rametto di rosmarino, foglia di alloro, ti sto vedendo. Una costina di maiale, oh che schifo! Un pezzo piccolo di lardo? Una qua? Quaglietta? Una piccola quaglia? Una quaglia. Allora, aspettate, mettete tutti gli ingredienti della pignatta con abbondanza. Ma io non ce li ho gli ingredienti! Aspettate un attimo, scusate, c'è un messaggio ancora, scusate, un momento serio. Non ci sono. Guarda, tesoro, qua, ecco, così. Allora, messaggio. Questa cara Noa, chi è Noa? Ah, sei tu, tesoro? È la ricetta della zuppa di piattelle che la mia mamma e la mamma della mia mamma e la mamma della mamma della mia mamma hanno imparato a fare in tanti anni. All'inizio c'erano solo le piattelle nella zuppa, ma poi una volta una vicina disse di aggiungere l'alloro e un'altra il rosmarino e un'altra la cipolla e un'altra ancora le costine e la quaglietta. E infine un'ultima disse di aggiungere un pezzo di lardo. Aspettate un secondo. Fu così, provando e riprovando, aggiungendo e condividendo, che la zuppa di piattelle è diventata così buona. Condividendo, cara Noa, condividendo la tua nonna. Ma che carina che è la tua nonna. Ecco, e io adesso dove le trovo queste cose qua? Io non ce le ho queste cose qua, cioè avevo portato i fagioli dello Yucatan, sì? Tutti gli ingredienti. Qua dentro? Sì. Ma io non li conosco però questi ingredienti. Sì, infatti li sapresti riconoscere però. Ma io che ne so, ma appena so che cos'è la cipolla, il rosmarino, l'alloro. Ma mi hai aiutato a riconoscere gli ingredienti? Io non sono capace. Vi dico quali sono? Allora, facciamo una cosa. Aspettate. Ingredienti. Sono impazzita. Allora facciamo un po' di spazio. Chi viene ad aiutarmi? Aspetta, tesoro, che li mettiamo tutti insieme. Allora. Oh, mamma mia, mamma mia. Quaglietta. Che nome strano. Allora vi dico cosa serve. Serve la cipolla, il rosmarino, l'alloro. Chi ha trovato la cipolla? Oh, grazie tesoro. Complimenti. Più di una. Ce ne sono tre, le metto tutte e tre?
Ma sì, dai. Uno, due, tre, come mi piace mettere le cipolle. Ciao tesoro, cosa hai trovato tu? Un fischietto, non so se possiamo metterlo nella zuppa. Poi il rosmarino. Lallo, non mette più niente? Il rosmarino, l'alloro serve. Cos'è qui? Cosa hai trovato tesoro? Ma dai, hai trovato della cipria, del rosmarino e l'alloro. Mettiamo tutto dentro, alloro. Ah, ok, questo cos'è tesoro mio? Cos'è questa roba? È lardo? Devo metterlo così? Metto dentro, Poi? Poi serve il rosmarino, la quaglietta, il lardo. Avete anche delle patate per caso? Guardate un po'. Questo lo metto? Devo metterlo nella zuppa questo? Sì, metto anche questo, va là, così. Cosa c'è qua? Patate? Oh già, sono patate, io sono abituata a vedere quelle fritte. Le polpette non si mettono, abbiamo già messo la quaglietta. Metto le patate? I piselli no, non ci servono i piselli, non ci sono. Le mele? No, le mele non ci servono. Non ci servono, non mettere questa roba qui che poi diventa cattiva. La quaglietta l'abbiamo trovata, guarda, è qua. Avemo spiattella. Attenzione! Allora, aspettate un secondo. Questa qua è la piattella e questi qua sono i piselli o il contrario? Questi sono i piselli? Allora, questi non ci servono. Dunque, questa è la piattella? La metto così? Metto dentro? Ma dai, la metto così. Cosa? Ah, devo aprire il sacchetto? E apro il sacchetto, allora. Non c'è l'apertura facilitata come nei sacchetti che ci sono a Milano. Guarda nella ricetta quanto ne devi mettere, 500 grammi. Ma sì, dai, lo mettiamo? No, lo devo aprire. Ah, lo devo aprire? Che sciocca che sono. Allora, no, questa qua. Allora li metto, ho aperto il sacchetto. Ecco così. Ciao tesoro, cosa fai da questa parte? Guarda che c'è il fuoco qui, Allora, ho messo. No, le polpette non le mettiamo. No, le polpette non le mettiamo. Ok, dopo? Dopo? Il rosmarino me l'ha dato prima. Allora, controlliamo. Controllate per favore chi mi ha dato le cose. Allora, 500 grammi di piattella. Aspetta, che cos'è questo? Pan pesto? Non ci serve, tesoro. Allora, 500 grammi di piattella di Cortereggio. Le cipolle le abbiamo messe. Chi è che ha messo il rosmarino? Grazie. Chi ha messo l'alloro? Chi ha messo le costine di maiale? Io! E il pezzo piccolo di lardo, la quaglietta, il sale! Non abbiamo messo il sale! Il sale c'è? Lo facciamo senza sale, fa anche meno male. Dopo. Allora, adesso potete tornare tutti a posto che mi avete aiutata, grazie. Grazie, grazie mille. Siete stati gentilissimi, grazie tesoro. Abbiamo tutto, sa? Sì, abbiamo tutto, sì. Ecco, bene. Allora, dice che deve cuocere per tanto tempo nel forno. Ce l'abbiamo un forno noi? La lasciamo al sole? Ah, che bello, la lasciamo al sole. Allora, cosa c'è? Allora, siete pronti? Per far sì che questa zuppa cuocia bene, ripetiamo il nostro rito. Siete pronti? La sai? Oh, non la sai tesoro, sei arrivata adesso! Allora, loro fanno, siamo social, molto social. Tu devi fare Instagram. Sei pronta? Voi siete pronti? Instagram! Vuoi fare Instagram? Allora mettiti di qua, tesoro, che se non mi confondi... Ah! Bravo, fammi la faccia da Instagram. Oh, che meraviglia che sei! Sei bellissimo, vieni qua, vieni. Fai vedere la faccia da Instagram a tutti, non a me. Ah, a tutti, Instagram! Guardate che bravo, un applauso! Ah, che meraviglia, ciao! Dunque, allora, e poi voi fate... Bravo, e voi fate... Fate furbadola. Siete pronti? Ok. Ok, pronti? Siamo social, molto social. Instagram. Forte. Instagram.
Fate furbadola. Fate furbadola. Vado io? Tu ira. Sarà cotta? Vado a vedere se è cotta. Mi chiedono se è cotta, aspettate che controllo. Basta! Per me può anche continuare a suonare, sai. Non rispondo più. Volete vedere se è venuta la zuppa? No, no. Ti assicuro, aspetta, la assaggio, eh. Ragazzi, è buonissima. No, è buonissima. Buonissima, sì, sì. Sì, sì, è buonissima. La volete? Ve ne porto un po'? Volete la zuppa? Ve ne porto un po'? Come no? Eh no, che non ve la porto, tesori miei. Sei esploso? Oh mamma, che peccato! Non ve la porto! Oh! Aspettate, vado a recuperare il telefono che non si è rotto. Non ve la porto, ma un ultimo selfie, lo facciamo? Siete pronti? Sorridete? Attenzione, pronti? Pronti? Guarda che i suoni non vengono nelle foto, Ecco, va bene. Allora, se volete sapere come viene, aspetta. Se volete sapere come viene la zuppa, è qua. Sì, sì. È qua, guardate qua. È tutta qua, capito? È tutta qua. Sì, sì. Guardate. Ecco qua. Allora, se volete la zuppa, è questa qui. Ma l'hai spento il telefono, continua a suonare. No, non l'ho spento il telefono perché adesso, ragazzi... Sono degli aggeggi mostrati. Ci hanno seguiti tutti, aspetta. Ci hanno seguiti tutti, siamo diventati famosissimi. Aspetta, siamo diventati famosissimi. Guarda che hanno visto anche te, sai. Ti hanno fatto i complimenti per cui mi suoni il fischietto. Davvero, eh? Sì, sì, hanno detto tutti. Ma chi è quel bambino con la maglia a righe che suona il fischietto così bene? Ecco, allora potete portare a casa questa ricetta. Tieni, tesoro, non morde. Tieni. È quasi scarico. Per fortuna. Tieni. Ecco qua la ricetta, anche a te. Anche a te la ricetta della zuppa, anche a te. Anche a te, tesoro, ma me l'hai portata tu, sciocchina. Tieni. A te non lo so. Tieni, molla il fischietto. Molla il fischietto, bravissimo, va là, tieni, eccola qua, tieni, eccola qui, ti salto, aspetta che provo, non riesco, tieni, ecco qua, ricette come se piovesse a tutti quanti, olè, le ricette, ci sono notifiche? No, tantissime, sì, allora, è caduto lì? Beh, neanche i topi faranno la ricetta di piattelle. Mi vogliono una grande notizia. Cosa? Shh, c'è una notizia, ragazzi. Sì? Ti vogliono a Masterchef. Oh, ragazzi, ha funzionato. Continuate a postare. Sì, ma quello per gli anziani. Però. Abita qui, questo qui? Tenetevelo pure, io vado a Masterchef, ragazzi. Complimenti, grazie, complimenti. Grazie per l'aiuto e buona zuppa a tutti. Buona zuppa a tutti. Nonostante tutto, ce l'ho fatta. Grazie. Io ho sempre creduto in lei. Oh, mi cade.